Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo che dunque trova la prima vittoria del nuovo anno. Salutiamo Luca Amorosi, ben ritrovato. Ciao, e mister Agostino Jacobelli, eccoci Buonasera. qua. Allora, in attesa che si concluda il mercato, andiamo a vedere intanto la sintesi della partita di ieri e poi la commentiamo. L'Arezzo cerca contro la Pergolettese i primi 3 punti del 2020, Piu e Ceccarelli dall'inizio. Queste le novità di Donato, Pergolettese che tutto sommato in un buon momento, qui conclusione di Franchi dopo 1 minuto, la parata di Pissardo. Poi Caso, Corrado dentro, Cutolo sinistro, c'è una deviazione di Lucenti in calcio d'angolo, Arezzo pericoloso. Poi Gori palleggia, ancora Caso che supera Fanti in velocità, entra in aria, Caso, la parata di Ghidotti. Gori di nuovo per Cutolo, Caso va a puntare sempre Fanti, Caso si accentra, cerca spazio per una conclusione, ancora il tiro, pallone che si impenna sopra la porta di Ghidotti. Poi il lancio di Cutolo a pescare Gori, Bakayoko alle sue spalle, poi Gori va a terra per l'arbitro Zucchetti di Foligno. Non ci sono scorrettezze in questo contatto che rivediamo, allarga un po' le braccia Bakayoko, poi frana a terra Gori. La rimessa laterale di Villa, Franchi anticipa, poi mette dentro Bortoluz a colpo sicuro, la gran parata di Pissardo. Calcio di punizione, Panatti è una bella sventola, palla fuori. C'è l'angolo per l'Arezzo, batte Cutolo, Piu! E la palla che tocca il palo esterno e va fuori. Cutolo dentro per Gori, una gran palla, Gori sinistro e non sbaglia neanche questa volta, e poi spara verso la curva alla mezz'ora di gioco, l'Arezzo in vantaggio, perfetto l'assist di Cutolo, Gori in area di rigore e angolino trovato, Gori ancora decisivo. Qui c'è l'intervento di Fanti su Corrado, non riesce ad arginarlo. Allora parte Cutolo. Cutolo va a puntare Lucenti. Cutolo in aria, deviazione di Lucenti che diventa imprendibile per il portiere Ghidotti. E praticamente in 4 minuti l'Arezzo va sul doppio vantaggio. Cutolo segna il gol numero 11, bacia Gori. Questa è la coppia da gol più prolifica, lo prende anche in braccio Gori. Qui decisiva la deviazione di Lucenti, è la quinta volta nella sua carriera che Cutolo è andato in doppia cifra. Poi Franchi la punizione, non è difficile per Pissardo. Siamo nel secondo tempo, palla dentro, c'è il colpo di testa in tuffo di Agnelli, Pissardo blocca facile, di nuovo Agnelli, poi c'è il tiro di Panatti, ancora non è complicata la presa di Pissardo. Caso, sguscia Lucenti. Arriva l'arbitro Zucchetti da calcio di punizione. Siamo al 20° del secondo tempo. Foglia e Cutolo. Foglia più vicino. Batte lui! Palla che colpisce il palo e si infila per il 3-0 dell'Arezzo. Fabio Foglia. Gol magnifico. E l'Arezzo mette al sicuro il risultato. È entrato anche Serini. Come vedete nella formazione Amaranto, nel secondo tempo entreranno Belloni, Rolando oltre a Serena. Abbiamo rivisto anche la bellissima punizione di Foglia. Qui ci prova Villa con Pissardo in uscita. Pergolettese che per mezz'ora del primo tempo aveva giocato comunque una buona partita, poi davvero è andata sotto. Qui conclusione di Villa, chiede una deviazione che non c'è. Ha perso le posizioni, ha perso soprattutto la tranquillità. Qui c'è uno scontro, picchi con Brero, si accende una mischia proprio nel finale, finisce 3-0 per l'Arezzo che ritorna in zona playoff. Mister, allora, la partita non era iniziata benissimo, nel senso che la Pergolettese, un po' come la Pianese 2 settimane fa, aveva un po' imbrigliato l'Arezzo, si era ben messa in campo, aveva avuto anche l'occasione con Bortoluz e Pissardo bravo, poi dopo il gol però è saltato tutto, nel senso che poi l'Arezzo insomma ha giocato Ma come sul tutte le velluto. partite, Fabio, se riesci a sbloccare, io la stessa cosa l'ho detto contro la Pianese, solo che lì non sei stato bravo a sbloccarla e sei sofferto fino alla fine, poi non ci sei riuscito, ma come tutte le partite le giudichi quando riesci a sbloccarla, quindi ieri l'Arezzo è stato bravo a sbloccarla e come tutte le squadre che, soprattutto quelle GU che giocano per salvarsi, una volta che riesci a sbloccare il risultato, hanno un crollo perché obiettivamente non hanno una grandissima potenzialità in avanti o squadre d'attacco. Quindi
È stata più o meno la stessa partita con la Pianese, solo che si è riuscito a sboccarla il primo tempo, si è andato negli spogliatoi sul 2-0 e poi lì è stato tutto più semplice. Ecco, una vittoria, Luca, che sono quelle partite poi, no, che se non vinci la cosa fa notizia e chiaramente ti espone le critiche, se vinci hai fatto il tuo, quindi però ecco, almeno arrivano la prima vittoria di questo nuovo anno, perché cominciava queste due partite senza vincere, la sconfitta specialmente, anzi tre partite senza vincere, con la sconfitta poi in casa della Juventus Under 23, e quindi cominciava a diventare ecco una striscia negativa. Sì, esatto, servivano i tre punti, serviva vincere, la vittoria è arrivata, magari non è stata una prestazione ancora ai livelli magari del finale del 2019, però siamo riusciti finalmente a vincere la prima del 2020, che ci voleva dopo, come hai detto te, dopo alcuni risultati non positivi, e quindi insomma dai, ci prendiamo questi tre punti in attesa di migliorare anche il gioco, perché anche ieri siamo stati secondo me un pochino disordinati, un po' arruffoni, no? Un po' imprecisi. Dopo è arrivato il gol, come ha detto bene il mister, sbloccarla è stato fondamentale. Se la sbloccavano loro su quell'occasione grossa si poteva complicare molto, invece l'abbiamo sbloccata noi, poi abbiamo quasi subito trovato anche il 2-0 e lì insomma le cose si mettono nel binario giusto, insomma, soprattutto contro squadre così che devono anche aprirsi a quel punto e concedono, è inevitabile. Questa è stata la inevitabilmente forse sì. Hai giocato meglio il primo tempo con la Pianese, sì, che con che anche, sicuramente anche, quindi anche importante che sei riuscito a sbloccarla. Ti ho detto, le partite le giudichi bene sullo 0-0, dopo che le sblocchi una delle due squadre deve rendere qualcosa. La pergolettese, come si è aperto un pochino l'Arezzo, c'ha giocatori come Aniello, come Caso, come che sono devastanti, quindi a questo livello, sì, a questo livello gli episodi sono determinanti. Sì. Qui c'è, cioè, Gori che aveva chiesto il rigore, quindi come all'andata l'Arezzo aveva chiesto un paio di rigori, qui ci sono state le proteste. È stato bravo anche il portiere, bravo, sì, il portiere. Tanto, l'hai allenato anche quello? Perché no, io ho avuto solo Gori, Caso e Mosti. Però hanno giocato insieme Ghidotti, Gori e Caso. No, Ghidotti non l'ho avuto in seguito, no? No, dico, è stato bravo il nostro portiere, mi sa, sì, su quell'occasione. Sì, su Bortoli. Sì, molto, sì, bravo. Sì, questo è il palo. Ecco, tra l'altro Di Donato che ha cambiato, ha messo Ceccarelli per fare un po' di turnover, Ceccarelli all'inizio e più. Lo vediamo qui scattare a destra, qui l'assist perfetto e Gori che si conferma, il problema è che gli arrivano comunque pochi palloni, no? Perché questo ogni pallone, bene che vada, la porta la trova, nel senso. Ma se gli arrivano troppi palloni fa troppi gol, perché lui ha una capacità incredibile, è uno che molti attaccanti quando arrivano in area si rigidiscono, diventano nervosi, lui è impressionante perché ha una qualità di sentire la porta impressionante. Poi mi dispiace essere ripetitivo, ma quando sta bene questo giocatorino qua, sto 99, ce ne sono pochi, perché lui, guarda, il fatto di non vincere è diviso anche un pochino dal piccolo calo di Aniello, che è un giocatore impressionante, delle qualità, oltre a far gol ti manda tanti compagni in porta, quindi se sta bene lui, e io ci metto anche Caso, perché anche Caso è un giocatore importante, anche se il pallone è suo e guai a toglierlo, perché lui non sa che ci sono altri 10 compagni in squadra, quindi il pallone è suo, però non va mai detto, eccolo qua, no, non va mai detto a Caso, guarda, passala, no, non gli si può dire, però se no ti fa la differenza, e poi neanche a farlo apposta, guarda, ribadisco le palle inattive. Te lo dissi anche contro, sì, la Pianese, lì aveva avuto la stessa punizione contro la Pianese, lui, e lì l'ha sbagliata, e qui invece l'ha trovato il gol, è vero, ma sono gli episodi, tanto che poi... No, sai, quella punizione era sullo 0-0, questo sai, su 2-0, la fai, sì. Però quelle lì, a volte le palle inattive ti determinano tante cose, l'Arezzo deve migliorare anche su quello, se non... Hai detto di Cutolo che c'è la statistica, intanto con quello di ieri sono 11 gol in campionato, si conferma con Gori la coppia più prolifica del girone, perché 11 più 8 fa 19 gol insieme, e è la quinta volta in carriera che Cutolo va in doppia cifra, pensa te, qui 5 volte, 2 in Serie B e le altre in C, però insomma significa che è un giocatore, tra l'altro tutto mercato web, quindi va presa con le molle, anzi le molle quelle proprio grosse. Ha parlato di un interesse del Livorno per Cutolo, per lui sarebbe un ritorno,
potrebbe starci. No, no, io. Agnello ormai è qui. Agnello qui. Finisce qui la carriera. Spero proprio di no, perché insomma, oggi quest'anno più che mai è il nostro leader tecnico, anche carismatico. Cioè, si sta proprio prendendo la squadra. Troppo intelligente e poi sta troppo bene ad Arezzo, ragazzo. Lui secondo me finisce la carriera qua, spero fra 4-5 anni, ma lui ci sta bene veramente ad Arezzo, secondo me. Ci fermiamo, poi sentiremo le due versioni di Donato, quella prima della partita e quella dopo, poi commentiamo tra poco. Ben ritrovati, allora, prima della partita, come avrete sentito, c'è stata la conferenza stampa in cui un Di Donato un po' contrariato è arrivato con dei fogli dicendo parlo io, insomma, non, senza domande, e ha detto una serie di cose, sentiamo. Allora, io intanto sempre la solita conferenza, domani è una partita importante, bisogna vincere, è scontato, no? Che domani bisogna vincere è scontato per tutti, quindi la miglior medicina è la vittoria per mettere a tacere questo, tra virgolette, casino, secondo me, creato d'arte che sta suscitando dietro questa squadra. Mi sono scritto due punti oggi. Allora, il punto uno è che chiedo scusa per la frase citata sui giornali che ho detto a fine partita lì a Lecco, che ho scritto vergognoso giocare qui perché i palloni erano spariti, eccetera, eccetera. Non volevo mancare il rispetto a una città gloriosa come Lecco, che è una società che è nata nel 1912, ha disputato campionati di B, quindi una società importante, ma è stato un momento di forte concitazione dovuto al fatto che avevo discusso sotto con un loro dirigente il risultato che non era andato bene, tutte quelle cose lì, e quindi mi sono lasciato andare, e non deve esistere una cosa del genere, quindi chiedo scusa alla società Lecco. Punto 2, veniamo a noi, e me lo sono scritto perché altrimenti mi scordo, che poi mi faccio prendere. Qualcuno ha scritto sui giornali, in modo ironico, che ci rappresentava come una squadra quasi armata a Brancaleone. Beh, io volevo ricordare che nelle ultime tre partite il risultato è stato sotto le nostre aspettative, perché una squadra importante come la nostra fare due punti è poco. Quindi io sono il primo a essere arrabbiato, per non dire altro, e incito la squadra e tutti a fare qualcosa in più, perché non è possibile fare, cioè dovremmo fare tutti qualcosa in più. Questo, sono il primo ad ammettere le mie colpe, a prendermi le mie responsabilità, eccetera, eccetera. Però quel quasi armata Brancaleone vuol dire che tu non guardi la partita. Mi dispiace, perché la critica deve essere a volte costruttiva. Qui secondo me a volte c'è critiche che vengono create d'arte. Io esorto tutti a pensare una cosa. Qui l'importante c'è solo una cosa: la maglia Amaranto. Non c'è Di Donato, non ci sono giocatori, non c'è niente. Perché io posso passare, i giocatori passeranno sempre, ci saranno altri presidenti, ma quello che rimane sarà sempre la maglia. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per far sì che questa maglia torni a splendere. Non che una volta ce l'ho con uno, una volta ce l'ho con l'altro, si crea sempre quel qualcosa per creare zizzania, perché non va contro i miei interessi Daniele Di Donato, ma ogni volta che si dice qualcosa di male va contro la maglia, contro l'Arezzo. Noi dobbiamo capire che siamo qui tutti per l'Arezzo. Di Donato passerà, Cutolo passerà, la cava passerà, ma la maglia rimane, e qui dobbiamo fare in modo che questa maglia splenda. E non è che bisogna essere sempre a denigrare quello no, quello no, quello no, perché io sono stato qui anche in una conferenza stampa dove avevamo vinto e c'è stato qualcosa di negativo sempre, e basta, non deve essere così. Io ai ragazzi in questi giorni ho detto una cosa, ho fatto l'esempio, l'Arezzo è qui, tutto il resto è sotto, famiglie, figli, non ci deve stare niente. Quindi si deve fare sacrifici, qualsiasi cosa, c'è solo l'Arezzo, nel giro di ritorno c'è solo l'Arezzo. Allora, un Di Donato che prima della gara, no, si era lamentato di una critica distruttiva nei confronti dell'Arezzo, citando in particolare, credo, quello che poi alla fine era stato un intervento, se ho capito bene, su Facebook, quindi non l'aveva scritto un giornale, diciamo l'aveva scritto un tifoso barra giornalista che segue da sempre l'Arezzo, e che aveva scritto armata Brancaleone, no, dopo la partita con il Lecco, e secondo Di Donato, insomma, questa espressione era un po' offensiva, e quindi ha approfittato di questo episodio dicendo che
secondo lui, troppe critiche distruttive di Confettini alla Lecce, ha snocciolato una serie di numeri, soprattutto sulle partite, il possesso palla, le conclusioni, cioè, dice, voi giudicate solo il risultato, bisogna guardare poi anche questi altri numeri che dicono che noi la partita la facciamo sempre. Come ti è sembrata questa difesa di Donato? Allora, io premetto che Di Donato l'ho sempre difeso, perché secondo me non è, cioè, se ha qualche colpa ce l'ha, ma è da condividere con la società, con il direttore generale, insomma con la squadra che gli è stata anche costruita. E, però ecco, trovo questa uscita la trovo un pochino esagerata, perché insomma ora Alecco effettivamente è stata una prestazione, secondo me, nettamente insufficiente, a cui siamo stati bravi a porre rimedio con quei due gol, con quel gol al 90esimo, insomma, l'abbiamo recuperata in qualche modo, però la prestazione è stata, secondo me, molto deficitaria, soprattutto il primo tempo ci hanno veramente messo sotto, poi forse sono calati anche loro, noi abbiamo preso un po' di campo, e quindi ecco, dopo se si sta a guardare tutte le cose che vengono scritte sui social vari, oppure che vengono dette, è finita, insomma, cioè. Se vai dietro queste cose qui, poi ad Arezzo, senza offesa, non c'è passato un allenatore che non è stato criticato. Esatto. Cioè, all'inizio Mario Summa era massacrato qui, in prima partita, che se non fa gol la prima partita si vince 1-0. Che ti ricordi Conte, Sarri, giusto per citare, per citarne qualcuno. Semplici, tutti. Leonardo, tutti. Semplici, quindi difficilmente è passato un allenatore tutti, fino dalla prima all'ultima, a dire che bravo allenatore è questo, quindi poi i numeri lasciano, cioè obiettivamente. Poi Di Donato c'è anche stato qui ad Arezzo da giocatore, quindi sa che è una piazza che ama, e poi, come ha detto bene anche lui, se ci stanno delle partite che all'Ecco hai giocato male, hai fatto male, se vai dietro i social, no, fin quando non te la fa, se lo leggi su un quotidiano, su uno dei quotidiani di qua o nazionale, allora ti arrabbi, ma sui social sinceramente lasciano il tempo che trovano. E adesso sentiamo invece il più rilassato di Donato dopo la partita, e poi sentiamo anche l'allenatore della Pergolettese che fa i complimenti a Di Donato, anche perché in passato sono stati insieme. Vediamo. No, è una vittoria importante, come avevo detto in sala stampa, la vittoria è la miglior medicina possibile per una squadra. Abbiamo fatto la nostra partita, dobbiamo migliorare alcuni aspetti, perché il primo tempo deve essere chiusa la partita, ancora una volta non siamo stati cinici abbastanza, perché permettiamo poi a una squadra avversaria di rientrare in corsa. Nel secondo tempo siamo stati bravi a tenere botte i primi minuti e poi chiudere la partita con Fabio, però abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Era importante, oggi ho detto anche ai ragazzi nel secondo tempo, a prendere assolutamente che quella casella doveva rimanere immacolata oggi. Sono stati bravi, ragazzi, sono stati bravi a fare tutto quello che c'era da fare. Ti ripeto, dobbiamo lavorare tanto per migliorare quei piccoli particolari che poi ti possono pregiudicare una prestazione. Ho pensato oggi a la squadra era in fatica, il centrocampo era in fatica, loro hanno inserito alcune punte in più, quindi ho cercato di coprire, di correre tra virgolette un po' meno e dare densità alla zona centrale del campo. È una squadra che si può riproporre, certamente. Oggi è stata per necessità virtù, cioè per chiudere tutta la zona centrale del campo. Sul 3-0 era praticamente finita, dovevamo solo congelare il risultato. Ecco, è piaciuto l'atteggiamento proprio sul 3-0, cioè una squadra che non ha mollato mai. Ma quello deve essere un diktat di questo Arezzo. L'Arezzo deve giocare sempre con questa aggressività se vuole fare qualcosa di importante, non si deve mai specchiare in se stesso, e questo lo dobbiamo capire. Se giochiamo con la giusta aggressività, la giusta cattiveria, ci possiamo togliere le soddisfazioni. Ecco, interessante anche le scelte iniziali che hanno pagato, no? Sia Piu che Ceccarelli. Sì, ho cercato di cambiare perché era la terza partita di una settimana, e come ho detto in settimana facevo giocare i ragazzi che mi davano più certezza sotto tutti i punti di vista fisici e mentali, perché oltre fisico dovevamo recuperare anche mentalmente, perché all'Ecco è stata una partita recuperata, però aspettavamo qualcosa in più, no? E quindi poteva essere pesante, e quindi però i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto quello che dovevamo fare. Ti ripeto, l'unico rammarico è che dovevamo chiudere la partita nel primo tempo. Dottor Presidente, se questo è il risultato, il mister si arrabbia ancora in conferenza?
Non è che mi arrabbio, io ho cercato solo di far riflettere alcuni punti, per l'amor di Dio, io accetto le critiche, accetto le parole, accetto tutto come è stato dall'inizio dell'anno fino adesso. Ciao mister, come è stato dall'inizio dell'anno fino adesso, no? Ho fatto da scudo un po' a tutti, e questo non mi pesa, perché ormai sono navigato, faccio questo mestiere, so come cosa succede, di chi è la colpa sempre, quindi non è un problema. Però volevo far riflettere appunto sui numeri. I numeri dicevano che avevamo un possesso palla maggiore, e quindi a volte le qualità dei singoli ti fanno la differenza in avanti o indietro, no? Quindi non è che non è una squadra che non giocava, è una squadra che aveva il predominio territoriale della partita, poi per episodi vari non si è ottenuto i risultati che volevamo. Io solo per far riflettere che a volte non è tutto nero quello che si vede, no? È normale che si va dietro il risultato, io ti ho detto come prima persona arrabbiata. Però devo essere equilibrato e devo cercare di non far perdere quelle certezze all'interno di una squadra. E quello che volevo far riflettere è questo, di non far perdere certezze alla squadra, anche perché poi i ragazzi sono giovani e i giornali li leggono. E il lavoro diventa doppio, no? Tanto alla fine siamo tutti sulla stessa barca, solo per quello. Poi non ce l'ho con nessuno, non volevo offendere nessuno. Oggi il direttore è anche in panchina con voi a dimostrare, insomma, vicinanza. Ha portato bene, no? Quindi vuol dire che deve stare con noi in panchina. I nostri blackout fanno sempre male. Abbiamo perso anche 15 giorni fa, sempre 3-0. È eclatante il risultato così, perché pronti via, le occasioni più nitide sono state le nostre. Dopo, giustamente, se non la metti dentro alla prima occasione, l'Arezzo ha giocatori che inventano e concludono completamente l'azione. Di conseguenza hai pagato dazio sul primo gol, una palla filtrante dalla nostra tre quarti addirittura, con la difesa schierata ci siamo fatti sorprendere. E dopo c'è stato un po' di blackout, questo è vero, cosa che in una squadra che si deve salvare non deve succedere. Poi teniamo presente che fino a 2 mesi fa eravamo ultimi in tutte le classifiche europee, abbiamo fatto una grande rincorsa, ci può stare un calo fisiologico, tutto, forse anche mentale, che spero che adesso in questa settimana la società ci aiuti. Se l'aspettava così quest'Arezzo, o era più rabbioso rispetto a quello che avevate messo in preventivo? No, io mi aspettavo un Arezzo rabbioso. Vuoi per qualcosa che era successo anche all'andata, vuoi che arriva anche lui da qualche risultato non brillante così. Conosco bene Di Donato, che è stato mio giocatore anche a Palermo, quindi ci conosciamo bene così, e ci aspettavamo un Arezzo di questo genere. Si è confermato, quello che però non ci aspettavamo era la pergolettese in questo modo. Ecco, quell'occasione che ha avuto Bortoluz chiaramente pesa, no? La parata di Pissarro. Nell'economia della partita poi pesa sì, perché se... Guarda caso, fossimo andati in vantaggio, poteva cambiare l'inerzia della partita, perché con i giocatori che abbiamo, rapidi, veloci, potevamo fare la partita che volevamo. Però purtroppo con i secondi in mano si va lontano. E approfitto, visto che ha ricordato Di Donato a Palermo, che effetto fa rivederlo allenatore? È stata una settimana particolare, ieri ha avuto anche uno sfogo in conferenza stampa. Come l'ha trovato? Cosa gli si può dire? Una persona completamente diversa da quello che mi aspettavo, cioè il classico allenatore che dà carica, grinta così, e era uguale come giocatore in campo, ma è una persona squisita che l'ho conosciuto bene. E così, di conseguenza, riporta come allenatore la sua carica da giocatore. Poi invece, così rabbioso, così fuori dal campo, non me lo aspettavo, ma è giusto che sia così. Comunque adesso questa partita sicuramente porterà un pochino più di serenità, l'Arezzo che poi giocherà domenica in casa dell'Albino Leffe. Volevo chiederti, Agostino, queste novità che si sono viste ieri, sicuramente dovute anche a far riposare un po' dopo queste 3 gare in una settimana, la partenza di Pio dall'inizio, se ti è piaciuto, oppure se siamo sempre a dire la stessa cosa. Sì. Io lo ribadisco, per me non è un esterno, ditemi quello che volete voi, ma lo vedo più uno che sta più in mezzo all'area, più un fisico. Cioè io, per me gli esterni sono quelli che ti superano l'uomo, rapidi, poi se vuoi giocare così, se vuoi giocare in un altro modo, in un altro discorso, però secondo me più non ha proprio le caratteristiche di un esterno
per come gioca la Riz, secondo me. Sì, sono d'accordo al 100%. Perché ormai l'abbiamo visto diverse volte, no? Quindi sì, non mi ha mai convinto e mi sembra proprio un pesce fuor d'acqua messo lì. Si può anche dare da fare, per carità, non lo metto. No, ma preso anche un palo, ha preso un palo di testa. Però, no, per amor di Dio, io non sto dubitando le qualità di, però per come vedo io il calcio e per come gioca il mister di Donato, se vuoi fare un 4-2-4 come lo fa lui sugli esterni, devi avere i giocatori che ti fanno, se no non vale la pena giocare così, se no giochi in un altro modo, però per come fa il calcio lui, per come vuole anche lui, gli esterni devono essere gente che salta l'uomo, se no è inutile giocare così. Non ti può neanche dare una grossa mano a livello difensivo, insomma, perché non c'è poco proprio anche la struttura fisica per dire faccio tutto il campo, vado a recuperare, anche faccio una diagonale, insomma, mi sembra proprio messo lì un po', ecco, un pesce fuor d'acqua, come dicevo. Sottolineerei anche che gli altri due attaccanti, che Dira e Mesina, cioè in una parte, se non sono stati inseriti ieri neanche sul 3-0, evidentemente secondo me ha dato il contentino a qualche altro giocatore che non giocava parecchio, vedi Sereni, vedi. Ah, il segnale è stato quello, dici? Secondo me sì, anche perché è gente che, se io vado a vedere gli allenamenti, gente che si allena bene, Sereno, ragazzo serio, tutti gli altri. Però secondo me ha voluto dare proprio un segnale a, anche perché gli altri attaccanti più o meno le presenze qualcuno le ha fatte. Sì, effettivamente Sereni era tanto. Sereni era da tanto tempo, secondo me ha voluto dare anche un segnale a Samuele di un premio alla sua professionalità, secondo me. Qualche Dira, onestamente, all'inizio anche giochicchiava, le sue occasioni secondo me se le è giocate lì, non facendo mai gol, non prendendo manco mai la porta, onestamente, probabilmente Di Donato ha capito che non ci può fare affidamento. Mesina forse, ecco, qualche minuto in più ancora se lo potrebbe anche ritagliare, visto che non è quasi mai partito titolare, non ha quasi mai giocato. Tra poco sentiremo anche la cava, il mercato, tra un attimo. Eccoci tornati. Allora, sentiamo ora questa intervista a fischio finale ieri a La Cava, che ci ha premesso, prima di cominciare l'intervista, di voleva parlare solo della partita. Ha detto: io non commento le voci, che, come penso alcuni di voi sappiano, girano voci, girano diverse voci su possibili scenari nuovi a livello societario, che lui però non ha voluto commentare. Probabilmente potrebbe accadere qualcosa nei prossimi giorni, quindi tutti con le antenne dritte. Nel frattempo sentiamo appunto questa intervista sulla partita e sul mercato. Oggi la vittoria parte dal portiere, perché ha fatto una parata il primo tempo pazzesca. Forse se la squadra avversaria fosse andata in vantaggio sarebbero nate tante paure, tanti fantasmi, quindi oggi la vittoria parte dal portiere. E a me dicevano che la squadra stava bene, perché fisicamente i vari test e loro dicevano che la squadra stava bene. Non lo so, però purtroppo le squadre che prima della sosta stanno molto bene, poi è difficile che stanno bene uguale quando ricomincia. E quindi dai, speriamo che adesso, io rimando sempre un po' scocciato da quando perdiamo con la Juventus, perché è la nostra bestia nera, e quindi purtroppo là per me se ci giocheremo 100 anni di seguito, 100 anni perderemo. E quindi quella è stata una partita un po' che mi ha lasciato molto l'amaro in bocca, anche perché la Juventus ha dei giocatori molto validi, però a parere mio è una delle squadre più facili da incontrare a livello di Lega Pro. Cioè una squadra già come oggi più arcigna è ancora peggiore, però è la nostra bestia nera, quindi andiamo avanti. Mi aspetto, come un po' tutti, che riusciamo a mandare via qualche giocatore, però adesso vediamo. È difficile. Quando hai parecchi giocatori, mandarli via non è facile, però vediamo, vediamo un po'. Non lo so. Ma l'allenatore ha detto, ha detto che lui sta bene così, però penso che adesso la priorità, dai, sinceramente, sono le uscite e non le entrate. Ecco, visto che era un po' amareggiato, no, per le critiche alla squadra. Ha detto, Branco Leone, che poi era un bel film, io mi ricordo con Vittorio Caso, e quindi era anche un bel film quello. Però senti, se si è arrabbiato, non uso un altro francesismo, e oggi hanno vinto 3-0, io spero che ogni conferenza stampa lui si arrabbia sempre di più, che te devo dire. Allora, la cava, che in realtà da questa intervista sembra comunque poi continuare ad essere lui, perché sembra molto
amareggiato nel fatto di dei giocatori che dobbiamo mandare via, usa questo termine, no? I giocatori che dobbiamo mandare via, non è facile mandarli via, dice appunto la Cava, e non si sente di dire nulla su entrate, perché poi con questa situazione è difficile ipotizzare ulteriori innesti quando non hai smaltito. Prima penso che sia necessario tagliare un po' di giocatori, cedere un po' di questi giocatori in esubero, perché siamo veramente troppi. L'errore forse è stato a monte di avere troppi giocatori in rosa, che adesso sei costretto a in qualche modo a collocare. E non è neanche facile, perché chi non ha giocato neanche un minuto è difficile che possa attirare l'interesse di qualche società. Quindi sì, ma anche per il bene insomma delle casse societarie è bene non fare grossi investimenti adesso, se prima non riesci a limare un pochino la rosa. Non è facile comunque, il problema, si parlava prima dell'Arezzo, non si sente proprio parlare del mercato. Non è citata da nessuno. Perché sì, quando devi comprare e ti citano tutti, il problema è quando devi vendere che non ti pensa nessuno, quindi l'Arezzo ha fatto un errore gravissimo, c'è troppa gente. Poi obiettivamente anche gente che alla fine non si sanno neanche i nomi, non si sa, cioè gente che vai al campo, vedi 6 o 7 che girano intorno al campo, non si neanche. Cioè, poi uno può anche stare fuori rosa, ma però è un giocatore che ha un senso. Qui ci sono 4-5 giocatori. Soprattutto ci sono squadre, no, di Serie A che hanno sicuramente più impegni, no? E vedi cose di 24 giocatori, in C un numero così, io non so come sia stato possibile, qual è la logica, francamente mi sfugge, però è una situazione insomma complicata. È inspiegabile, cioè, non riesco a capire perché abbiamo preso tutti questi giocatori all'inizio. Io capisco che vuoi provare a prendere qualcuno che ti può esplodere, allora ci fai una plusvalenza, ma questi non hanno mai visto il campo. È difficile, insomma. No, poi penalizza anche i ragazzini che c'hai dietro, tu, perché la Beretta sta facendo un buon campionato con Mario Palazzi. Certo. I vari Sussi, questa gente qui che tu ci hai sempre puntato su, devono andare per forza a giocare con la Beretta, non puoi farli fare anche la scuola con la prima squadra, se no il tuo settore giovanile non viene mai valorizzato. Poi alla fine, ragazzi, i settori giovanili, se li devi fare per avere un valore, per portarli su. Se li devi fare per vincere il campionato Beretti, cosa ti serve? Dice, e poi non promuovi nessuno in prima squadra. Sono i vari Sussi, questi ragazzini qua, non andranno mai su. Cioè, già ce n'hai 25 tu, più 5 che si allenano fuori dal campo. Tra l'altro Sussi è l'unico che aveva il requisito, no, degli anni trascorsi, quindi facendogli fare anche minutaggio avresti anche... Sono già 2-3 anni che questo ragazzino fa la spola. Perché lui ha... Però alla fine... Non è mai stato un giocatore fisso in prima squadra, perché sono 2-3 anni che si parla, ora esplode. Però era stato fatto debuttare, ricorderete, la prima giornata, no? Con Lecco, era entrato qualche minuto e dopo noi seguiamo anche le giovanili, ed è decisivo perché ha segnato anche contro la Ternana sabato con la Berretti, spesso è decisivo perché fa la differenza, no, ovviamente. Un ragazzo interessante. Non può trovare spazio visto il gran numero di giocatori che abbiamo. Forse ne prendevi meno e anche magari di più qualità, perché molti veramente non sono neanche molto utili e funzionali a questo progetto tattico e tecnico di Donato, secondo me. Che poi è cambiato in corsa, perché sì, no? Il 4-2-4 a un certo punto era diventato non più... Anche se non so se tu, vedendo l'Arezzo, ogni tanto secondo te ritorna un 4-2-4 o è 4-4-2? Dipende come la vuoi mettere. Perché alla fine Foglia e Tassi potrebbero essere i due centrocampo. Sì. Però dai, per come gioca è abbastanza offensivo, dai. Sì. Perché sia Caso, Pivo, sono tutti giocatori che hanno più tendenza ad andare su che a tornare indietro. Quindi non ha smentito più di tanto il suo credo iniziale. No, alla fine forse proprio alla fine. Sembrava anche un 4-3-2-1 con le due mezze punte dietro Gori, però alla fine gioca così, dai, è abbastanza offensivo il modulo di Donato. È chiaro che di Donato, quando le cose non vanno, si è preso anche molte critiche, però alla luce di quello che abbiamo detto, poi alla fine, secondo voi, come è vero come sostiene qualcuno che con questo campionato, sentiremo anche Pissardo che dice è il campionato dei pareggi, è un campionato stranissimo dove
fai 2-3 vittorie sei magari su, o se perdi 2-3 partite. Ma Fabio, ne parlavamo, è abbastanza modesto. Però dico, con questa cosa, quanto, cioè, un altro allenatore, quanto avrebbe potuto fare meglio? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Perché alla fine non so quanto puoi dare la croce a Di Donato, questo voglio dire. Io infatti non mi sento di dargli troppo la croce addosso. Sì, forse una partenza migliore inizio campionato a settembre, no? Avrebbe potuto aiutare una squadra comunque relativamente giovane a esprimersi nei primi posti. Adesso sei un po' indietro, sei sempre in rincorsa, poi vedi, non abbiamo continuità perché fuori casa non vinciamo mai, quindi si crea questo problema che è difficile recuperare posizione adesso. Certo, forse qualche posizione in più potevamo avere. Secondo me sì. Una squadra... Il mister è stato bravo, secondo me, a non perdere la testa nel momento in cui all'inizio andava male, che gli hanno cominciato a voler giocare a 3, a 5. Ma c'è infortuni. Lì è stato molto bravo, però io faccio sempre, se c'è il Ponte d'Era lì, lassù, alla fine secondo me i tuoi 4-5 punti in più potevi avere, però sai, nel calcio poi alla fine è una frase fatta, però... Il campo ti dà quello che meriti. Sì, perché poi anche ieri abbiamo visto i risultati, e l'Alessandria che vinceva praticamente era in vantaggio nettamente, credo forse addirittura, no, forse 3-1 mi pare, sì, vincesse. Sì. Negli ultimi minuti l'Olbia ultimo in classifica pareggia 3-3. Il Siena in casa vince 1-0, se riesce a sbloccarla vince pareggia. Quindi insomma dei risultati, escluso il Monza, adesso ci sono delle posizioni di vantaggio accumulate. Sai che anche la Gianna Erminio, la Gianna ha vinto. Il Como e l'Ecco insomma, stanno recuperando, stanno andando bene, però insomma il resto è veramente campionato equilibrato, livellato verso il basso, insomma, togli il Monza insomma, potevamo essere secondi come la posizione in cui siamo adesso, ecco, anche perché il campionato del Monza porta a tante squadre a non fare mercato perché tanto ormai è fatta, obiettivamente poi io non so neanche se ci sono tante squadre che hanno sta voglia di andare su, secondo me, perché non è un campionato, cioè, se vai a vedere il girone B ci sono 5-6 squadre che vogliono andare su, e sotto ci sono 3-4 squadre che vogliono proprio andare su, cadenzare così qua. Qui non c'è una squadra, cioè il Monza ha fatto benissimo a farsi mettere qui perché dice con 30 punti di differenza. Però un Arezzo che glielo auguro, insomma, non voglio pensare che non possa andare con questa situazione nei playoff, anche partendo da una posizione diciamo meno vantaggiosa degli altri anni, però può essere una mina vagante almeno nella fase iniziale dei playoff del girone. Ma ci mancherebbe, secondo me sì, anche perché io te lo ribadisco, l'anno scorso se vinci col Pisa non rubi niente. Partita strana. Poi anche dice, sì. Tutte e due partite un po' strane. L'anno scorso sì. È stato un peccato che anche quella in casa, insomma, quest'anno curiosa come quest'anno, se anche vai nei playoff devi avere imparato un po' anche a vincere fuori casa, perché se fai il primo turno in trasferta a quel punto devi vincere fuori casa e ancora non l'abbiamo mai fatto, quindi sì, siamo una mina vagante, l'unica squadra che non ha mai vinto. È strana sta cosa qui, perché molte volte si dice sempre, molte volte è più facile fare le partite in trasferta che in casa. Come mentalità, come perché. Però vedi, se non il Siena per esempio è il contrario, il Siena al contrario non riesce. Va bene, diciamo, sì. E però con l'Arezzo riuscì a pareggiare al 95esimo. Sì. Anche ieri con l'Icona non è andato oltre il pareggio. Sentiamo Pissardo. Fino al girone d'andata, diciamo, una critica che mi si faceva, poi non era una critica, però era che ogni tiro che prendevamo gol, magari sempre tutti cross oppure palle inattive che erano comunque parate difficili da fare, però era una cosa vera, esatta, perché non prendevo mai un tiro in porta e prendevo gol. Poi che non era magari colpa mia o colpa di altri, comunque era sempre così. Invece adesso, a parte Pianese che non mi hanno mai tirato in porta, diciamo Juventus, Lecco e oggi, ho fatto comunque tre buone parate, diciamo con la Juve non è servito, però con l'Ecco e oggi hanno portato diciamo 4 punti, ci hanno aiutato a portare 4 punti, hanno contribuito a questo, però logicamente io sono, come ho detto anche in sala stampa, sono pagato per questo e faccio il mio lavoro, ecco. La sosta è stata lunga
anzi lunghissima, e sicuramente non ci ha fatto bene, perché noi eravamo nel nostro miglior momento e la sosta, diciamo, ti spezza e devi riniziare tutto da zero, rinizia un altro campionato, poi si sa che il girone di ritorno è anche più difficile. Quindi, però, a differenza del girone d'andata, quando le cose andavano bene, eravamo, in questo momento siamo comunque consapevoli di essere una squadra, di essere un ottimo gruppo, e anche oggi, anche nelle partite che abbiamo perso con la Juve, pareggiato con l'Ecco, abbiamo provato a esprimere il nostro calcio senza mai buttare via la palla o altro, abbiamo sempre provato a costruire e non ci siamo mai snaturalizzati, ecco. Quando, non so se hai sentito le parole di ieri del mister in sala stampa, non so se ne avete parlato negli spogliatoi, se vi ha dato la carica e cosa avete pensato al riguardo. Ah, sinceramente non ho sentito la conferenza stampa del mister, ma perché io non ascolto mai le conferenze stampa, però comunque sapevamo che era una partita importante, il mister ci ha dato la carica, ma anche noi tutti i giocatori eravamo carichi perché volevamo fare i tre punti, perché erano troppo importanti oggi poi in casa, che noi siamo comunque molto forti in casa, non volevamo assolutamente i tre punti, ecco. Quanto è stata difficile la parata su Bortoluz? È stato un buon intervento, tutto, diciamo, una parata di istinto, insomma era una parata difficile, ecco, abbastanza difficile. Vi siete detti qualcosa dell'episodio dell'andata o, diciamo, tutto passato con quella partita? No, tutto passato, in campo succedono cose, succedono tante cose, all'andata ho sbagliato io, sono stato, diciamo, pollo perché sono caduto nella sua provocazione e poi ho reagito, però non è una cosa di cui devo discutere, sono cose che succedono, non c'è nessun problema, ecco. Ecco, un campionato, la classifica rimane molto corta, insomma 5-6 punti dal quinto posto, quindi ancora tutto è possibile. Sì, non ho guardato sinceramente la classifica perché non l'ho guardata, però se mi dite così, però secondo me è un campionato, una classifica cortissima, quindi vinci una partita sei su, vinci una partita sei a 5 punti dai playout, ne vinci una sei a più 8 e quindi sei settimo. È un campionato strano che se inanelli 2-3 risultati di fila ti rischi di trovare quarto, perché tutte quelle del nostro girone pareggiano, cioè c'è la pareggita nel nostro girone, ecco. Quindi è un campionato stranissimo, un girone stranissimo. Allora, ultime battute, che trasferta, visto che parlavamo di trasferte, quella con l'Albino Leffe, quanto può essere difficile questa trasferta? È una buona squadra, una squadra che è tanti anni che in questa categoria, sa i propri limiti, è ben gestita da Simone Giacchetti, che è il direttore sportivo, che sanno, è una società che sa quello che vuole, sa, riesce a stare, e c'ha anche, c'ha Genevieve, c'ha Cori, tutti i giocatori che per la C sono... Quindi stiamo in allarme. No, per secondo me sì. Per Cogi, no, soprattutto. Ah, che sì. Perché sì, gli ex... Esce sempre a favore. Quindi è una trasferta da pigliare con le mole. Poi io mi auguro sempre che sia la... Ci sverginiamo queste trasferte, se ci avvicina la partita in trasferta. Qual è, in curva, diciamo, si accetta questo... Si accetta. È una situazione ovviamente ancora rimediabile. Che atteggiamento c'è con i confronti della società, della squadra? A Lecco, per esempio, nonostante il pareggio alla fine, si intravedeva una certa insoddisfazione. Ora, ieri poi il risultato ha aiutato molto, perché quando vinci 3-0 comunque sia, poi tendi anche un po' a dimenticare i difetti, a esaltare i pregi, quindi è stato un bel applauso. La curva comunque è sempre vicina alla squadra e soprattutto ai giocatori e tutto sommato anche con l'allenatore, cioè non c'è mai stata da parte della curva una presa di posizione contro il Donato o cose del genere. È chiaro che ci manca questa svolta, che ogni volta lo diciamo, soprattutto a ogni trasferta, diciamo questa potrebbe essere la partita della svolta e poi puntualmente insomma non arrivano i tre punti sperati. A questo punto, diciamo, non ti dico rassegnazione, c'è questa idea che l'Arezzo probabilmente il suo campionato è questo qua, può recuperare 2-3 posizioni se riesce a fare uno sforzo, se riesce a inanellare qualche risultato utile, qualche vittoria consecutiva, però andiamo secondo me verso una stagione un po' così, un po' emblematica, un po' da metà classifica, ecco. Comunque siete una bella tifoseria, sinceramente. Grazie. No, te lo dico veramente, io ho visto 2-3 partite, quest'anno 3-4 partite, poi... mancherebbe anche poco a farvi, perché anche l'anno scorso vedere tutto quella gente che è andata a Pisa, sì. Io mi ricordo il campionato di Mario Somma, l'ho quasi vista tutta. Io ribadisco sempre lo stesso discorso, questa è una piazza che potrebbe fare la Serie B ad occhi chiusi, secondo me. Purtroppo non me ne vogliono, non ho avuto mai una stabilità societaria, non è mai stata una società stabile. Sì. Bella forte, soprattutto, diciamo, sì, anche nel dopo Mancini, no? Perché vedi, con Mancini c'era un'instabilità tecnica, qui ora c'è un'instabilità societaria, perché ogni 2-3 anni
passi di mano, no? Che questo non aiuta, un peccato, non aiuta, un peccato, cioè, cioè lo zoccolo duro è importante, insomma, anche nella tifoseria. È che non riesci poi a portare quel migliaio di tifosi in più, magari, che ma li siamo, porti, comunque, siamo comunque una tifoseria, cioè, senza offesa, io mi ricordo di insomma. Cioè, quando salutate la capolista erano in tanti, non era poco, anche l'anno scorso col Pisa hai vinto, sì. Cioè, ma ci vorrebbe anche poco secondo me, perché è una piazza che ribadisco sempre le stesse cose, sono diventato anche un po' pesante, sono vecchio, che la Serie B la potrebbe tenere bene, la tengono tante società in Toscana, la potrebbe tenere benissimo anche la Rissu, ma non per un anno e poi tornare indietro, ma stabile secondo me poi. Grazie al mister Agostino Cabelli, ci vedremo lunedì prossimo, grazie a Luca Amorosi, alla prossima settimana.